Ad Augusta, essendo una zona dove prima c'erano le saline, ora abbiamo soltanto una parvenza, le zanzare la fanno da padrone. Ci sono paesi di mare in cui questo non avviene, ma le zanzare sono attirate dalle zone malsane, dalle aree paludose, la malaria per esempio, aria infatti, e quindi tutti quegli abitanti che abitano sul lungomare Rossini, sulla via delle Saline, propriamente detta, è una via disgraziata perché abbiamo ricordato spesso ci sono durante gli acquazzoni le calle veneziane, nel senso c'è l'acqua alta su quelle strade, soprattutto su via delle Saline appunto, e l'invasione degli scantinati, gli abitanti sono stati proprio letteralmente alla lettera, proprio attaccati dalle zanzare. Una signora ci ha detto di aver visto tumefatto per le zanzare che nei giorni scorsi hanno infastidito tutti coloro che appunto abitano in quell'area lì, ma non soltanto in quell'area. Poi dobbiamo aggiungere che nei giorni scorsi, fra sabato 5 e domenica 6 ottobre, tutta la città di Augusta ha subito un attacco, diciamo così, velenoso dai miasmi dell'area industriale. Siamo stati a Priolo qualche sera fa e un abitante di Priolo ci ha detto che da 20 giorni sentono questa puzza ad Augusta arrivata con il vento di sabato e di domenica, e ancora una volta la gente si è lamentata, giustamente direi. Qualcuno ha detto ma il monossido di carbonio è silenzioso ed è altrettanto velenoso, il gas di scarico delle automobili, ma ciò non significa che dobbiamo aggiungere a questo monossido velenoso anche il veleno dei gas industriali. Dovremmo avere la capacità di reagire. Una volta c'era Condorelli, vi ricordate? Almeno quelli che hanno la mia età ricorderanno il pretore d'assalto Condorelli, che appena sentiva la puzza se ne andava lui col suo figlio carabiniere a bussare alla porta delle industrie per chiedere conto di questo sversamento nell'aria. Avevamo anche la provincia che monitorava con i suoi mezzi mobili l'aria inquinata. Adesso non sappiamo più se lo stia facendo oppure no, dovremmo chiedere, e speriamo che ci risponda, chiedere al nostro concittadino di Augusta, cioè Domenico Morello, che è responsabile dell'ambiente all'interno della disciolta provincia, anche questo è un ente in via di liquidazione. E allora domandiamo ai commissari che reggono Augusta, ma signori commissari, voi non state vivendo in questo momento questa situazione? Io sono certo che in bilancio si possono trovare nelle pieghe del bilancio, anche se abbiamo un debito stratosferico e buona parte di questo debito da addebitare al sindaco Carruba, poi ci possiamo ritornare. Sono certo che potete trovare i soldini per disinfestare bene, radicalmente, queste aree della nostra o attenuare, se non evitare del tutto, questa presenza delle zanzare, che possono essere anche vettori, cioè che trasportano anche malattie contagiose, perché c'è gente che può anche avere queste malattie a causa di certi germi che le zanzare possono inoculare nel sangue delle persone che loro attaccano.